Continuano da Zano Lombardo gli appuntamenti in occasione della beatificazione di Fra Tommaso d'Aulera, programmata per sabato 21 settembre prossimo, 450 anni dopo la sua nascita. Alle 17 di domenica 8 settembre nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo si è tenuta un'elevazione musicale che ha visto impegnati i violini di Germana Porcu e Marta Baldi, la viola di Marco Mazzoleni e il violoncello di Leonardo Gatti. Il repertorio ha riguardato musiche di Bach e Mozart. Il concerto di oggi è stato promosso proprio per preparare il cuore, l'anima, la mente alla beatificazione di Fra Tommaso e la forma del concerto di archi ci è sembrata una forma diversa forse, ma credo utile. La bellezza diventa sempre strada al mistero. Questi 15 giorni avremo da una parte i preparativi diciamo un po' più esterni, quindi ci sarà l'addobbo del paese, ci saranno varie iniziative di questo tipo organizzative, e invece gli ultimi giorni, l'ultima settimana avremo alcuni momenti martedì, giovedì, venerdì di preghiera, di incontro per la comunità e per chi vorrà partecipare. Poi mercoledì a Bergamo nel Cineteatro di Sant'Anna verrà presentato il docufilm su Fra Tommaso con la presenza di Sua Eccellenza Monsignor Beschi. Ci stiamo preparando. Siamo sereni, un po' preoccupati perché mancano le cose, ci preoccupa soprattutto non dimenticare nessuno negli inviti, ma chiedo scusa già da adesso se per caso avremo qualche difficoltà. Comunque ringrazio tutti e ci vediamo il 21 a Bergamo alle ore 17, il 22 a Olera per chi può alle ore 10:30. Ricordo che per Olera è necessario utilizzare i bus navetta che partiranno dal piazzale del Palasport di Alzano Lombardo per arrivare a Olera, perché il